La videoricetta di oggi è simpatica, creativa e soprattutto ispirata ad uno dei videogiochi più famosi di sempre. Benvenuti in Cucina per Te, ormai è Angry Birds Mania e la ricetta che vi propongo oggi è ispirata proprio a questa serie di videogiochi che ha fatto impazzire grandi e piccini. Prepariamo infatti una Angry Birds Pizza, vediamo quali sono gli ingredienti e prepariamola insieme. Per preparare la Angry Birds Pizza iniziamo dall'impasto, la ricetta la trovate sia sul nostro sito web che sul nostro canale YouTube, quindi passiamo alla farcitura. Per 4 persone occorrono 600 g di impasto per pizza, 60 g di formaggio cheddar, 300 ml di passata di pomodoro, 25 g di olive nere denocciolate, 2 baby bell, 300 g di pomodorini datterino, 450 g di fior di latte, sale, olio extravergine d'oliva, basilico, parmigiano reggiano. In una ciotola versiamo la passata di pomodoro. Aggiungiamo l'olio extravergine d'oliva, il sale e qualche foglia di basilico lavata ed asciugata. Mescoliamo e mettiamo da parte. Tagliamo a pezzetti molto piccoli il fior di latte. Per questa preparazione deve essere asciutto, quindi meglio se lo acquistate il giorno prima. Affettiamo i pomodorini e le olive nere denocciolate. Tagliamo il formaggio cheddar in modo da ottenere 4 triangoli. Pronti tutti gli elementi, prepariamo la pizza. Oliamo una teglia rotonda del diametro di 36 cm, oppure 4 più piccole. Stendiamo l'impasto nella teglia. Distribuiamo la passata di pomodoro su tutta la superficie. Sistemiamo il fior di latte su 3/4 di pizza e cospargiamo tutto con il parmigiano grattugiato. Cuociamo la pizza in forno già caldo a 200 gradi centigradi per circa 15 minuti. Una volta pronta la sforniamo e sistemiamo i pomodorini sul lato di pizza privo di fior di latte in modo da formare un triangolo al centro della pizza. Riponiamo tutto in forno per altri 5 minuti. Riprendiamo la pizza, sistemiamo i baby bell in modo da creare gli occhi e le rondelle di olive denocciolate in modo da creare le pupille e le sopracciglia corrucciate. Poi adagiamo i triangoli di cheddar per formare il becco. La Angry Birds Pizza è pronta, mi raccomando, mangiatela appena sfornata. Spero che anche questa videoricetta vi sia piaciuta, continuate a seguirci sul nostro sito web, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Un saluto e alla prossima videoricetta!